Buongiorno a tutti, signori e signori. Oggi facciamo dei pomodori ripieni molto molto gustosi. Tutto quello che serve, come potete vedere sul tavolo, sono dei pomodori, del pan grattato, olio d'oliva, grana, abbiamo della provola, dei capperi e delle olive. Iniziamo subito a vuotare i pomodori della loro polpa interna. Spostiamo un attimino gli ingredienti e ci facciamo spazio, così vi faccio vedere come lavoro. Ah, e c'è anche un po' di prezzemolo. Siamo a mare in villeggiatura e mi sto adattando un po' con quello che ho per farvi compagnia con questo video, quindi non ho il tagliere, uso un piatto, non ho la boule dove preparare l'impasto e utilizzerò comunque una pentola, che non c'è problema. Il risultato finale sarà lo stesso. Prendiamo i nostri pomodori e leviamo via questo, semplicemente così col coltello. Dopodiché tagliamo il nostro pomodoro, prendiamo un cucchiaio, che è veramente molto semplice farlo, e il gioco, come potete vedere, è già fatto. Abbiamo vuotato perfettamente il nostro pomodoro. Io continuo a vuotare i pomodori, dopodiché continuiamo con la ricetta, senza farvi perdere tanto tempo. Questo sicuramente lo teniamo perché sarà la chiusura del nostro pomodoro ripieno, mentre questo, il suo interno, lo utilizzeremo per preparare l'impasto. Sicuramente non tutti, ma una buona parte. Lo inizio a mettere nella pentola e vado avanti a vuotare i miei pomodori. Ecco fatto. Come potete vedere, abbiamo vuotato perfettamente i nostri pomodori. Volendo, come ho detto prima, possiamo richiuderli con il suo coperchio. Se non vogliamo mettere la parte superiore del pomodoro, ma vogliamo lasciarli in questo modo da far vedere il ripieno che abbonda a tavola, sapete che fate? Li tagliate e vi fate una bella insalata di pomodoro con questi. Comunque, torniamo a noi. Qui c'è tutto il succo dei pomodori che abbiamo vuotato. Sicuramente, come ho detto prima, non userò tutto perché è tanta roba e verrebbe troppo denso, diciamo, l'impasto. Quindi tengo tutto il succo. Schiaccio appena appena la polpa e lo tolgo via, perché se no, se utilizziamo tutto l'interno del pomodoro, faremo pomodori ripieni per un esercito. Quindi utilizziamo quello che ci serve. Anche questa parte io non la butto via, la taglio e la butto dentro una bella insalata di pomodoro, o lo taglio piccolo piccolo e ci tiro fuori delle bruschette. Sicuramente troveremo la combinazione giusta da utilizzarlo. Con un po' di fantasia si può fare tutto, quindi sicuramente ci farò delle bruschette con quello che avanza. Quindi abbiamo ottenuto tutto il nostro sughetto del pomodoro,
prendiamo le nostre olive e i capperi e tagliuzziamo le olive così a rondelle piccoline. Una volta che abbiamo tagliato le olive, aggiungiamo i capperi, tagliamo finemente un pochino di prezzemolo a vostro piacere . Mettiamo un filo di olio d'oliva, andiamo ad inserire già un pizzico di sale che si scioglierà molto facilmente col sughetto, mescoliamo un po' il tutto e iniziamo ad aggiungere il pan grattato, sempre quanto basta per preparare un ripieno soffice . Aggiungiamo un po' di grana e un po' lo teniamo per la gratinatura del pomodoro. Quando abbiamo riempito il nostro pomodoro, ne mettiamo un pochettino in cima per farlo gratinare. Iniziamo a mescolare e vediamo a che punto siamo arrivati con la consistenza del nostro ripieno. Non fatelo troppo soffice, troppo acquoso, diciamo, perché il pomodoro ancora contiene acqua e la rilascerà durante la cottura. Deve essere sempre un impasto friabile, non deve diventare, diciamo, un polpettone. Come vedete, spero che riuscite a vedere bene la friabilità che ha il nostro ripieno. Questo possiamo dire che è un impasto perfetto, un ripieno perfetto, perché non forma, diciamo, non ha l'effetto, diciamo, non avete fatto una polpetta ma avete fatto un ripieno, in poche parole. Scusate, ma non trovo la parola giusta. Ecco fatto. Come vedete è friabile. Mettiamo da parte un attimino il nostro ripieno e tagliamo qualche quadrettino di provola. Taglio prima qualche fettina, dopodiché faccio delle listarelle e dei quadrettini. O volendo la possiamo lasciare anche come dei piccoli rettangoli che poi comunque inseriremo nel nostro pomodoro ripieno alla fine, che forse è ancora più veloce. Quindi prendo e taglio questa grandezza, come potete vedere. Non c'è bisogno di farla molto piccolina perché si scioglie. Ecco fatto, possiamo iniziare subito a riempire i nostri pomodori. Prendiamo una teglia, io ho quella di alluminio, metto un pochino di olio d'oliva, non c'è bisogno di spalmarlo, prendiamo il nostro ripieno, quindi facciamo sempre un po' di largo. E qui lo spazio è veramente molto ridotto e adesso vi faccio vedere quanto è semplice riempire i nostri pomodori e soprattutto quanto è friabile questo impasto, questo ripieno. Ecco, questo
il nostro pomodoro, prendo la provola, o potete utilizzare qualsiasi altro tipo di formaggio che volete, e ne metto 2-3 pezzettini in questo modo, che durante la cottura si scioglierà e scenderà anche fino al fondo del nostro pomodoro. Quindi, se vogliamo, li possiamo lasciare così, mettendo un po' di grana in cima per la gratinatura. Se invece vogliamo utilizzare anche l'altra parte del nostro pomodoro, se non abbiamo intenzione di fare delle bruschette o una bella insalata di pomodoro, lo riutilizziamo così, mettendo il coperchietto. Aggiungo sempre un po' di grana, perché comunque dà più sapore al nostro pomodoro. Prendiamo il coperchietto e lo mettiamo qui in cima, e il gioco è fatto. Vi raccomando, la teglia non molto grande, perché devono stare belli vicini per non girarsi, perché se si girano il ripieno potrebbe uscire fuori. Un altro suggerimento che vi posso dare, se non volete fare né le bruschette né l'insalata di pomodoro, possiamo utilizzare la parte superiore del pomodoro come base per il nostro piatto. Quindi la metto qui, così faranno anche da sponda per i pomodori e non cadranno. E dopo vi faccio vedere che bel lavoretto che faremo. Abbiamo messo un po' di grana e aggiungo ancora un filino di olio d'oliva, non tanta roba, la facciamo scendere proprio a filo e il gioco è fatto. Abbiamo acceso il forno, lo abbiamo fatto riscaldare ad una temperatura di 220 gradi e adesso li mettiamo in forno per 20-25 minuti. Ci vediamo tra 25 minuti, ragazzi. Li metto in forno e dopo presenteremo il nostro piatto di oggi. Siamo in arrivo, i nostri pomodori ripieni sono pronti, belli gratinati e pronti da gustare. Come avete visto, è semplicissimo farli, è un piatto veramente squisito. Io vi ringrazio, vi auguro ancora una buona giornata e ci vediamo nella prossima ricetta. Il nostro è un canale di ricette casalinghe e vi ringrazio a tutti quanti per la compagnia che mi fate. Grazie a tutti ragazzi, buone vacanze a tutti e ci vediamo la prossima volta. Ciao belli!